Benvenuti amico alle ultime notizie di oggi. Non si era ancora vista una diretta del Grande Fratello 2023 tanto avvincente, in quanto a varietà di temi e il motivo è chiaro. Beatrice Luzia in finale, e quindi non nominabile, e dagli altri Giffini non resta che scontrarsi tra loro. Senza il capro espiatorio cadono le maschere. Sembra sia bastata un'incomprensione a Letizia Petris per dimenticare l'amicizia con Massimiliano Varese. Da ieri Guerra, lui le ha urlato contro. Tutto sarebbe partito da una discussione che dura da giorni e che martedì scorso è sfociata in una lite che ha acceso soprattutto gli animi di Massimiliano Varese e della sua ex amica. Lei non ha voluto sentir ragioni, i giovani meritano di più di vincere il Grande Fratello 2023. Penso che lui si sia comportato male con noi. Ciò che ha sempre finto, la nomination di Letizia Petris. Nella notte lui è andato su tutte le furie. Grande Fratello, l'ira di Varese nella notte, la Merano. A fine puntata il cast del Grande Fratello 2023 aveva la pizza della 24enne emiliana che li aspettava, ma il cosiddetto guru si è rifiutato di mangiarla perché fatta con le mani della sua nuova nemica. Non mangio con chi sputa me addosso. Dopo ciò che ho subito. Per protesta, mi metto seduto di spalle. Sono due giorni che la cercavo per un confronto pre-puntata e non ha voluto. Cattivo? Ha fatto uno show sulla mia bontà dandomi del falso. Dopo tutto quello che ho passato anche per lei, questa è una bambina viziata che deve crescere. Mi ha sputato troppe cattiverie, è sbottato mentre Letizia Petris provava a ignorarlo. Mi hanno trattato come non so cosa. Era un appunto costruttivo. È cattiva e falsa. Può solo fare la fan di Perla, quello è. Delusione enorme. Ha detto per poi accettare, vengo ma solo per alcuni. Ma a cena, ha continuato a sputare veleno. Il coraggio tutto insieme, con la persona sbagliata e mi dispiace per te. Sei cattiva, non io. Cattivissima. Vergognati, per come ti sei dimostrata. Devi provare vergogna e hai chiuso, l'uscita più condannata. Quando faceva così a Bea tutti zitti, esagerato, però ha ragione, aggressivo con una donna, scherziamo. Ora lo vedete, sbaglia i toni ma sta servendo, scrivono dei fan su X.